Pronto, vigile del fuoco? Ogni volta che telefoniamo ad un qualsiasi numero di emergenza, vigili del fuoco, carabinieri, 118, polizia, una delle prime informazioni che vi chiederà l'operatore è: da dove mi sta chiamando? Questo perché è essenziale sapere dove inviare i soccorsi. Quando ci troviamo in città è facile fornire un indirizzo, ma quando ci troviamo nel bosco, in montagna o anche in mare aperto, non è così semplice. Se abbiamo con noi uno smartphone e siamo in una zona dove c'è rete dati, internet per intendersi, è abbastanza facile inviare la propria posizione, utilizzando applicazioni tipo WhatsApp, Telegram o altro. Ma spesso ci troviamo in zone dove non è presente questo servizio. Se perdiamo orientamento oppure abbiamo bisogno di aiuto, possiamo chiamare il numero di soccorso 115 dei Vigili del Fuoco. Vi forniranno assistenza nell'utilizzo del vostro smartphone per localizzarvi, come vedremo successivamente. Quindi attiveranno anche le altre risorse necessarie, come quelle sanitarie o delle forze di polizia, per venire in vostro aiuto. Adesso vediamo come poter visualizzare sul vostro cellulare le coordinate di dove vi trovate per comunicarle all'operatore. Fate in modo di essere all'esterno, in modo da permettere al vostro dispositivo di ricevere correttamente segnali GPS. Come notate, dalla barra in alto siamo in assenza di rete dati, quindi senza internet. Adesso attivate il localizzatore del vostro dispositivo e quindi lanciate l'applicativo Google Maps. Nella parte in basso a destra vedete un comando a forma di mirino. Attivatelo e verrete centrati sulla vostra posizione. Voi vi trovate esattamente al centro del pallino blu. Effettuate una leggera pressione nel centro del pallino blu fino a visualizzare in alto le coordinate. Ruotate il telefono per visualizzare correttamente tutti e 16 numeri. Annotateli e comunicateli all'operatore del servizio di emergenza, compresi di punti e virgola,